Buongiorno, buongiorno a tutti e buon 26 ottobre 2021, un buon martedì al coordinatore comunale Fratelli d'Italia Città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Paolo, Marco. buongiorno. Stamattina torniamo un po' alla modalità solita della nostra rassegna stampa. Grazie anche questa mattina di collaborare con il coordinamento e con me per questa attività che devo dire mi fa molto piacere riferirti. Ci sono alcuni che l'aspettano come fosse il punto di riferimento della comunicazione del locale, cioè nel senso che mi piace sentirla perché ci date un sacco di commenti, un sacco di notizie. Ma adesso questa cosa, al di là delle cifre, dei numeri in assoluto, tutti quanti sono oggi con i social tarati su follower, numeri in più, numeri in meno, eccetera, che sono pure importanti, però devo dire che è una cosa umanamente mi riempie il cuore di calore, nel senso che mi dà la sensazione vera di rendere un servizio a quelli che ci ascoltano. Abbiamo oggi selezionato delle notizie a partire da una notizia sull'Ast che riguardano, non è l'unica, il mondo del lavoro e le prospettive del lavoro per tanti nostri concittadini e quindi per la possibilità di avere una vita dignitosa nella nostra città. Andiamo con la prima notizia che riguarda appunto l'Ast. Eccola qua. Ast, strategie commerciali, tratta dal Corriere dell'Umbria, ancora da conoscere, dicono i sindacati CGIL e CISL-UIL, dopo un incontro organizzato dal Consiglio regionale a Palazzo Calcio. Devo dire, incontro del quale ringraziamo il Presidente del Consiglio, Marco Squarta, ma che in verità, per averlo organizzato, era una mozione delle minoranze tesa più che altro a fare, come si dice, ammuina rispetto ad una vicenda che invece richiederebbe attività serie, approfondite, vere, riconosciute, tracciabili e soprattutto efficaci. Quando dico efficaci, faccio riferimento al fatto che sarebbe necessario che si approfondisse nei tempi più rapidi possibili il piano industriale di Arvedi, si varassero gli eventuali colpi tesi ad un'ipotetica vocina che dice che alcune strutture, tubificio, fucine, comunque insomma alcuni pezzi del presidio industriale rappresentato da Acciai Speciali Terni, come una bella immagine ce lo ricorda sulla destra, Ast. Dicevo che alcuni pezzi di questo presidio venissero, come dire, tolti al pacco completo, che poi nell'accezione gergale pacco indica qualcosa di negativo. Le acciaierie non lo sono, i prezzi dell'acciaio sono andati alle stelle, le produzioni devono essere lanciate a tutta forza perché comunque c'è bisogno di prodotto, gli impianti sono impianti che possono fare ancora bella mostra di sé producendone tanto di acciaio inox e buono, quindi c'è molto da fare in verità, c'è veramente molto 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 da fare. Mauro Ferri, Adriano Gasparini, li salutiamo, ci stanno seguendo. Grazie, buongiorno. Ora, detto questo, parlando di Ast, ecco di che cosa ci sarebbe bisogno. Ci sarebbe bisogno di condivisione per i progetti industriali, approfondimenti e come dire, la volontà, la serietà, l'impegno a schivare questi colpi tesi a smembrare l'intera struttura. Anche nei suoi addentellati, parlando di centro servizi inox, centro di finitura, tubificio, l'abbiamo già detto, ci vorrebbe quindi che rapidamente si arrivasse a conclusione. E st'antitrust, se facesse un tantino d'affari suoi, dove per antitrust intendiamo quelli che fanno sempre gli interessi dei nord europei e non gli interessi dei sud europei. Location, latitudine alla quale noi apparteniamo, perché qualcuno in Europa forse ci vorrebbe dedicati solo a pizza, spaghetti, mozzarella e mandolino. Ecco, queste sono le attività che noi in Italia dovremmo svolgere senza disturbare troppo i manovratori del nord Europa, tedeschi e francesi principalmente, perché gli inglesi per la loro salvaguardia ci hanno già pensato e hanno detto a sto carrozzone: ragazzi, andatevene a fan giro, perché noi con la nostra sterlona, non sterlina, e con la nostra isolona
che fa di tutto meno che risentire negativamente della uscita, perché la vulgata che qualcuno vuole far passare è che gli inglesi stanno tanto male dopo questa uscita dall'Europa. Ragazzi, ma chi pigliate in giro? Ma dai, su, facciamola finita. Quindi ecco di che cosa ci sarebbe bisogno. Pertanto questo è un articolo comunque che va letto di interessante, tratto dal Corriere dell'Umbria. Andiamo poi avanti con le notizie sempre tarate e calibrate su aspetti di questo genere. Eccola qua a sinistra: Treofan per il rilancio spunta la nuova Mont, e io mi alzo tanto di cappello e faccio così, che sta già lì dentro. Quindi sto advisor che doveva fare non so che cosa e andare a cercare chissà dove, visto che lì l'industrializzazione già c'era, pensa che la soluzione, e noi questo non lo salutiamo come con ironia in senso negativo, lo diciamo, la nuova sta già lì sul tavolo del MISI, il primo progetto per il rilancio del polo chimico, a presentarlo il liquidatore di Treofan Filippo Varazzi, che domani ne discuterà direttamente con la vice ministra Alessandra Todde, alla quale riconosciamo su questa vicenda un impegno costante e applicato. Ci sarebbero almeno un paio di interessamenti concreti: quello di Novamont, che si occupa di bioplastiche, e di un altro soggetto esterno al polo chimico nel campo della sostenibilità. Un primo passo, eccetera, eccetera, eccetera. Dal Messaggero, anche questo uno spunto molto interessante. Ricordiamo sempre che lì c'era la concretezza di una produzione seria e ben fatta, oggi non c'è più. Vediamo se ci sarà una maggior capacità di evitare atti predatori da parte di qualcun altro che magari vedesse in quella struttura, in quegli impianti, qualcosa da eliminare come potenziale concorrente, come hanno fatto gli indiani della Jindal. Questa è una luce in fondo al tunnel, lasciamo questa notizia col punto interrogativo e andiamo a leggere, e leggerete sul Messaggero, quello che vi segnaliamo nella nostra rassegna stampa. Il titolo, lo ripetiamo, è Treofan per il rilancio, spunta la Novamont. Novamont, lo diciamo velocemente, quelle buste, le buste che in tutti adoperiamo al supermercato, che a Terni peraltro vengono lavorate nel film e prodotte, perché la Novamont produce il film, produce il prodotto, poi assemblatori, aziende specifiche, Ceplast per esempio a Terni fa le buste per i principali marchi, e devo dire che Ceplast è un'altra realtà di quelle che merita di essere attenzionata in senso positivo, dandogli tutto lo spazio che richiede, perché è un'azienda in forte espansione. Terza notizia, sempre dalla carta stampata, questa mattina una mattinata densa di comunicazioni, di notizie, di approfondimenti. Lega e Fratelli d'Italia in crisi anche sulla commissione speciale sulla sanità, che viene rinviata per evitare lo stop. Il vicepresidente David Maggiora, leggiamo dal Messaggero, salvo per un pelo, centrodestra in tilt. Il vicepresidente David Maggiora verso la sfiducia passa, vede la sfiducia passargli vicinissimo, salvo per un voto al termine di una votazione fiume tra favorevoli 13 e contrari 14, anche due schede bianche e una nulla con tanto di boh scritto sulla scheda. Insomma, la maggioranza dei consiglieri presenti non ha ritenuto opportuno, salvare Maggiora, segretario della Lega, dalla sfiducia chiesta dall'opposizione. No, cioè, la maggioranza dei presenti l'ha salvato per un voto, ma l'ha salvato, quindi qui non so adesso come, che cosa voleva scrivere dal Messaggero Capotosti. Il brivido su Maggiora non è stato l'unico scossone che ieri si è registrato dentro al centrodestra. Prima del voto sulla sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale, la Lega ha ritenuto opportuno rinviare la discussione sulla Commissione Speciale Sanità, che il Carroccio vorrebbe istituire, dopo il segnale per nulla incoraggiante incassato in mattinata con la maggioranza che in seconda commissione ha sbandato. La Lega ha deciso di rinviare l'atto. A nulla è valso il vertice di maggioranza che si è tenuto ieri durante il Consiglio, vertice nel corso del quale il sindaco Leonardo Latini ha più volte alzato la voce per imporre la linea della Lega sulla Commissione Sanità. Al termine della riunione i lavori sono ripresi con il consiglio della Lega, con il consigliere della Lega Sergio Armillei, che ha annunciato il rinvio dell'atto. Secondo alcune ricostruzioni raccolte in Casa Lega, è FD che non avrebbe di buon occhio l'istituzione della Commissione Sanità.
ma senza che sia stato spiegato il merito di questo no. Scoriga all'interno del centrodestra non si sono smaltite in tempo, considerando come è andata la votazione su Maggiora. Secondo l'opposizione, il vicepresidente andava sfiduciato perché in più occasioni ha gravemente leso, proseguono le minoranze, il prestigio dell'istituzione democratica e ha agito ripetutamente in modo grave nei confronti del consesso cittadino. Non è imparziale, non è equilibrato e non può gestire i lavori della massima assemblea cittadina né rappresentarla. Attacco che due consiglieri della Lega hanno difeso in maniera decisa, prima il capogruppo Brizzi, poi il consigliere Paolo Cicchini. Ma la gran parte della discussione si è poi concentrata sulle modalità di voto, con l'opposizione che è riuscita a far passare la linea del seggio, ovvero allestire una postazione di voto nella sala di maggioranza, così da consentire ai consiglieri di votare non più con più riservatezza. E rispetto alle previsioni che erano state fatte in casa del centrodestra, qualche sorpresa dell'urna è uscita fuori, un brivido per Maggiora che ha lasciato la sala consiliare prima dell'inizio della discussione sul suo futuro da vicepresidente del consiglio. Lasciamo poi i giudizi a chi leggerà questa roba. Noi siamo sempre quelli e ci battiamo per la buona amministrazione. Salutiamo anche Delfina, Giuliana, Laura, buongiorno, buongiorno a tutte. Bene, noi siamo sempre quelli che vorremmo che chi governa non si occupasse, lo dico senza mezzi termini, di queste facezze. È usato un termine garbatissimo. Noi vorremmo che si occupasse, lo dico nell'ordine, di politiche sociali, di sicurezza in città, si occupasse non già di pensare ai lavori pubblici come l'unica soluzione per come dire, rilanciare l'attività amministrativa, peraltro attività svolte esclusivamente o prevalentemente nelle aree del centro, urbanistica, a distanza di 10 anni e passa di più di 10 anni dall'ultimo PRG, sarebbe il caso di rimettere mano a qualcosa anche in questo senso, visto che la città è completamente trasformata ed è stata trasformata da 200 varianti diffuse che sono state approvate dal consiglio precedente. La questione degli appalti e della stazione appaltante, ci verrebbe da chiedere: abbiamo aperto alla società e abbiamo aperto all'industria, abbiamo aperto alla cooperazione in senso più generale la possibilità di partecipare, per esempio, al bando del trasporto pubblico, allo sfalcio del verde piuttosto che ai servizi cimiteriali? Bene, la Polizia Municipale, i compiti del più grande ufficio, peraltro l'unico in grado di remunerare profondamente le casse comunali, cioè a dire vigili urbani, piaccia o non piaccia, contravenzioni, introito per i cittadini. Bene, questo qui è un ufficio impositivo con 104 addetti, è l'ufficio più grande di tutto il comune. C'è per caso in vista un'attività di riforma vera dell'attività della Polizia Municipale e del più grande ufficio del comune? La risposta a 3 anni è no. Mi fermo qui per questa mattina, ma a sto punto ci riserviamo qualche puntata anche nelle prossime occasioni per parlare anche di altri interventi che potrebbero essere fatti. Allora, andiamo avanti e andiamo avanti con un'altra notizia, che è una notizia che è un po' il segno dei tempi. Ternano si salva dall'arresto perché non ha il Green Pass. Senza certificato non può tornare dall'estero per scontare una condanna, e tanto basta. Quindi il Green Pass questa volta ha avuto un'utilità decisa, chiara, per impedire che il 57enne, che pur vorrebbe costituirsi per tornare vicino alla famiglia, non può tornare perché non ha il Green Pass. Evidentemente nel paese dove stava, che se ne dica, il Green Pass non era necessario per svolgere le attività che svolgeva all'estero. Non voglio sperare che non fossero le attività delittuose o criminali per le quali anche in Italia è ricercato e addirittura su di sé un mandato di arresto. L'unicità del Green Pass, perché ho parlato con autorevoli amici, peraltro farmacisti, medici e quant'altro, ma anche in Europa c'è il Green Pass, verissimo, tutto vero, soltanto che in Italia è l'unico paese per il quale diciamo il Green Pass è utile per andare a lavorare. Hai il Green Pass e vai a lavorare, non hai il Green Pass. Ieri parlavo con un sanitario che gestisce un presidio importantissimo all'ospedale di Terni, sospeso perché non ha il Green Pass, senza stipendio, sospeso perché non ha il Green Pass. Quindi attenzione, chi poi ritardasse nelle file e avesse lunghe attese
per svolgere le attività di visita, radiologia, piuttosto che altre, più altre attività all'ospedale di Terni, sappia che il Green Pass c'è in tutta Europa, è vero. Solo in Italia è necessario per andare a lavorare. L'ultima notizia della carta stampata l'abbiamo data, andiamo a vedere, era dal Corriere dell'Umbria, Mara Lucia Schillaci, era dal Corriere dell'Umbria questa notizia. Andiamo a vedere poi Terni Today, Umbria On e Terni in Rete per il completamento della rassegna stampa. Oggi salutiamo anche Giuliana che ha preso a guardarci anche lei. Allora, eccolo qua da Umbria On. Paolo mi spara subito questa notizia in prima pagina. Nel quartiere San Valentino dimenticato da Dio e dall'uomo. C'è un'intervista a Gianfranco Colasanti, che saluto, il presidente di una delle tante associazioni che si occupa di disabilità, persona particolarmente attiva in città, che peraltro rilascia un'intervista che potrete ascoltare chi vorrà, è un articolo di ieri di Umbria. San Valentino, case del comune, Ater, è una delle pagine tristi che non vorremmo raccontare, però è realtà. Come farebbe il buon padre di famiglia, nel 2018 qualcuno si preoccupò, da assessore alle politiche sociali, di fare uno, il conto delle proprietà comunali e quindi delle case del comune di Terni. Quante sono quelle delle quali siamo proprietari? Tutti, non l'assessore delle politiche sociali d'allora. Due, verificare quali fossero le prospettive di abitazioni che magari si sarebbero potute consegnare e che non erano state consegnate perché magari erano state ristrutturate, non terminate, finite e quant'altro. Quindi aumentare il pacchetto e il lotto di case a disposizione. Tra quelle nell'itinere di poter essere consegnate, c'erano queste 16 abitazioni a San Valentino, quel quartiere con quelle case, con quelle strutture che sono quei parallelepipedi, quel quartiere che in forma riduttiva viene chiamato, appellato Shanghai. Bene, ci fu l'allora assessore alle politiche sociali che ha la delega, che aveva la delega, ma anche oggi l'attuale assessore alle politiche sociali ha la delega all'edilizia residenziale, quindi dovrebbe essere lui che ci racconta esattamente come si sta sviluppando la soluzione, perché chi è nominato, eletto, poi nominato assessore è colui che è portatore di soluzioni e non già i lavori pubblici che non c'entrano una mazza con questa roba, perché la delega dell'edilizia residenziale è una delega che va esercitata dall'inizio fino alla fine, incluso il fatto che l'assessore alle politiche sociali che ha la delega all'edilizia residenziale mobilita gli uffici per, se c'è necessità, far terminare l'allaccio della tubazione o la agibilità che deve essere rilasciata per queste per questi immobili. Bene, succede che viene mobilitato a suo tempo dall'allora assessore alle politiche sociali l'ufficio tecnico, le case sono terminate. Bisogna accelerare l'agibilità che viene rilasciata dall'ingegnere della provincia. L'allora dipendente del comune, facciamo qualche nome, non può che essere serena la discussione che facciamo. Architetto Cinti si fa carico di questa roba e comincia tutta una serie di interlocuzioni con Ater per fare qualche cosa che andasse molto oltre la semplice messa a disposizione di quelle 16 abitazioni. Comincia con Ater una discussione per investire oltre 1 milione di euro in quella zona, e c'è ampia documentazione al riguardo, per far sì che quel quartiere diventasse un nuovo quartiere con il sorriso e non con gli angoli della bocca verso il basso, abbattendo una delle palazzine ormai completamente in disuso, migliorando la viabilità da Cospea 2, quindi facendo il giro da Cospea 2 e quindi creando una via d'uscita da Cospea 2 nella direzione San Valentino, riallargando il ponticello di accesso, che è un ponticello che potrebbe oggi soddisfare le esigenze di un carretto, non di un'automobile che incrocia un'altra automobile, e quindi ridare nuova vita con dei locali commerciali, anche con scopi e fini sociali, in quel quartiere. Finita la festa, come si sa, Gabbato lo Santo,
dall'agosto 2019 in poi di quella roba non se ne è parlato più. Oggi riesplode l'analisi, la verifica e la polemica perché non è stato fatto nulla. E non c'entra né Covid, né quello, né quell'altro, sta storia adesso Covid, ragazzi, c'è un po' un tantino, francamente, veramente ammorbato. Ha rallentato tutto, ma si rallenta quello che si vuole far rallentare. Quindi in questo caso c'è chi evidentemente dietro al Covid si è nascosto per non fare le cose. Quindi la roba è restata lì in disuso. E senza che si dica che i tubi si sono rotti adesso, i tubi si sono rotti nel 2019. E allora si poteva intervenire con quattro spicci. C'era stata un'ipotesi di costi di circa 30.000 e pochi più euro per sistemare gli ultimi particolari per renderle agibili. Oggi non so se saranno sufficienti, non lo so. Quindi oggi riesplode un po' la polemica perché qualcuno se ne sta interessando. Dice in questo articolo: ora non ci rimane che prendere in mano tutta la documentazione e inviarla alla Corte dei Conti, ci rimetteremo a loro per vedere se c'è stato uno spreco di risorse. Siamo a vedere. Andiamo poi a Terni Today, torniamo indietro? Terni Today, Marco. Eccolo qua. Polemica per una nuova antenna, questa storia di sto 5G, ragazzi, è scoppiato il panico. Adesso io non lo so, tu sei un tecnico, vale sto discorso, ti faccio una domanda, vale sto discorso di, non so, adesso si parla di 5G, radiazioni, chip, te controllano, io adesso non lo so, insomma, secondo te? Ma guarda Marco, a livello di salute sfatiamo un aspetto che si sta molto calcando, soprattutto in Italia. Il 5G sta arrivando adesso, negli altri paesi già è arrivato, già è presente, non ci sono naturalmente grandi riverberi a livello di salute rispetto, e per quel che riguarda naturalmente c'è un discorso di velocità, è tutto impostato sul fatto della velocità di connessione, ma ragazzi non è che 5G e con il 5G veniamo naturalmente tracciati, verificati, veniamo anche scansionati addirittura dall'alto. Questo già avviene, perché naturalmente già avviene, già ad oggi si sa che Marco Celestino Cecconi e Paolo Claudiani stanno facendo la rassegna stampa per quel che riguarda Terni, la provincia di Terni, la città di Terni, e sanno perfettamente dove siamo, uno a Campidello, uno in centro, quindi lo sanno perfettamente. Quindi il 5G non apporta assolutamente nulla, è un fatto di velocità. E a livello Campidello, ecco, Campidello, volevo errata corrige, ieri ho collocato Paolo Claudiani a Campomicciolo, vive a Campidello e lì ha scaricato la legna, quindi adesso lo ricordo perché ieri errata corrige, mi corrigerete o mi perdonerete, l'ho collocato da un'altra parte della città. Quindi c'è una valutazione di impatto ambientale richiesta per un'antenna in località del cimitero. Tra l'altro, adesso non voglio minimamente essere, funereo. Per quanto fastidio si possa dare al cimitero, io credo che saranno tutti silenti, insomma, non ci sarà qualcuno che si alzerà e potrà dire a noi ci dà fastidio. Forse, ecco, magari sì, è vero, c'è qualche casa di campagna, però la densità abitativa lì è di sicuro estremamente limitata. Io faccio sempre questo ragionamento. Ricordo tanti anni fa, tanti anni fa, avemmo un incidente con mio padre, un incidente d'auto. Noi viaggiavamo con la nostra autovettura, papà era un guidatore estremamente prudente, e a Porto Santo Stefano venimmo investiti lateralmente da un urto importante. Non ci furono nessun esito fisico per nessuno, per fortuna. Papà constatò insieme all'investitore che ben due portiere della nostra macchina erano state acciaccate, non c'è male. E questo cittadino, questa cittadina in verità, era una francese, e avendo lui la possibilità di farlo, visto che era dirigente alle acciaierie e poteva utilizzarle, comunicò con la compagnia assicuratrice con il Telex, quindi una macchina che stampava messaggi scritti come fossero quelle macchine che si vedono nei film americani, dove no, c'è quel rumore incessante, quel cursore che va avanti e indietro e stampa le lettere una dietro l'altra.
una sorta dell'antesignano del fax, una macchina antesignana del fax. Quindi si comunicava a distanza in quel modo lì. Una grande azienda come le acciaierie, lo ammetto a distanza postuma, mio padre evidentemente ritenne di poterlo fare, utilizzò quel telex delle acciaierie per una sua vicenda personale che riuscì, come al solito, bravo com'era, a gestire brillantemente. Poi ci fu il fax. Poi dal 1988 il sottoscritto comprò il primo telefonino, 337-780425, ricordo ancora il numero, una valigia dell'Italtel che era un telefono portatile, ma sembrava un oggetto contundente rispetto a quelli che ci sono adesso. E abbiamo cominciato a spostarci avendo la tracciatura di noi piuttosto che il collegamento continuo con la nostra famiglia, col lavoro, con gli uffici, eccetera. Tutta sta roba, ragazzi, come lo vogliamo chiamare? Il progresso che arriva? Io non lo so, Paolo ci ha rassicurato, è un tecnico, comunque insomma, al di là di tutto io credo che poco ci sia da fare contro la modernità. Allora facciamo una bella cosa, ragazzi. Da oggi questi oggetti qui, lo faccio vedere, questo oggetto qua, lo buttiamo nel cestino. È una scelta, ci può stare. Facciamo come Diogene. Ci vestiamo di una pelle di animale conciata, ovviamente rigorosamente senza maglieria intima, questo mi pare chiaro perché ne, diciamo, rifuggiamo a tutti gli elementi e i caratteri della modernità. Una bella pelle conciata, una bella botte e ci rifugiamo. Io mi prenoto, vado alla chiesa di Sant'Erasmo, vado lassù. Quindi io voglio lì 10 metri quadrati, sono miei e lì mi metto con la botte. Poi faremo un villaggio di botti, ognuno sarà nella sua, distanti e distinti, rigorosamente però senza telefonino. È chiaro che questo si fa d'estate e d'inverno, questo mi pare chiaro, non è solo d'estate quando lassù è fresco, insomma questo mi pare abbastanza evidente. Quindi al di là delle battute, ragazzi, io credo che non si possa fermare la modernità. Ultima notizia di oggi è da Terni in Rete ed è una notizia... Ormai ci siamo dati un po' questo style, una notizia di sport ce la mettiamo tutte le volte, come le notizie sul lavoro, sullo sviluppo economico della città, sulle prospettive professionali per i nostri concittadini e quindi per tutta la città. La Ternana femminile fa suo il derby con il Perugia. Intanto, come si dice quello, è uno. Perché a dicembre, se non ricordo male, il 19 e 12, Paolo correggimi, ci sarà Perugia-Ternana maschile. Attenzione, ricordiamocela sta data. Intanto la Ternana femminile ha fatto su immeritatamente il derby con il Perugia vincendo per 3-1. I fagiani ieri degli uomini erano 5 al Vicenza, al Perugia gliene abbiamo fatte 3 grazie alle ragazze. La squadra di Marco Migliorini ha iniziato in modo aggressivo e determinato il match, tanto che dopo 17 minuti era già sul 2-0. Addirittura due pappine nei primi 17 minuti, riprendiamo l'espressione, peraltro consueta e come dire, è diffusa, delle pappine più garbata dei fagiani che ieri avevamo utilizzato in modo, devo dire, un po' aggressivo. Ci scuseranno i tifosi e gli amici del Vicenza. Insomma, l'entusiasmo per 5 gol, perdonatecelo, insomma, adesso ovviamente non possiamo farne a meno. Bene, due gol nei primi 17 minuti, salvo che poi c'è stato un accorciare le distanze con un gol di una polacca che milita con la maglia del Perugia, e poi la Ternana, che ha controllato agevolmente, ha ripreso e ha segnato al 35esimo un altro gol, se non vado errato. Quindi la partita è finita 3-1, che è un segnale importante anche per il campionato delle ragazze. Un bel viatico, grazie ragazze, un bel viatico per il derby dei derby. Quello della squadra di Serie B, Ternana, con un'altra squadra di Serie B, Perugia, ormai siamo passati di categoria entrambi, quindi comincia a diventare una roba pesantuccia, come dire, importantuccia da giocarsela. Tra l'altro, da qui al 19 chissà che cosa succederà, perché sta Ternana, come dicono i tifosi più accesi, ha ricominciato a mettere avanti i singoli del carro armato, quindi può succedere veramente di tutto. Con questa notizia bomba, come dicono a Top Gear, abbiamo terminato anche oggi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, che sono stati oggi molti.
li ringraziamo tutti. Devo dire, è stata una puntata particolarmente seguita, grazie di nuovo. E ci riaggiorniamo domani. Ci riaggiorniamo domani, mercoledì, una giornata di quelle che sono certo sarà anche domani densa di notizie e di informazioni. Grazie a tutti, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie soprattutto a Paolo che ha permesso anche oggi lo svolgimento di questa puntata. Arrivederci, buona giornata, a domani. Buona giornata a tutti, a domani.